tutti ragazzi sono molto maschio, sembrano di questo nuovo episodio di Crash Queens. Mi è tornato un sacco di tempo che non lo portavamo, circa una settimana, penso. E abbiamo un sacco di roba da fare, guardate quanti soldi, però ci hanno totalmente depredato, non abbiamo più niente, siamo anche scesi di lega, mannaggia. 120 trofei abbiamo perso e non riusciremo a recuperare in questo episodio perché è fisicamente impossibile, però se dovessi portarlo di più sicuramente potrei farcela. Non so se riuscirò a giocarlo anche esternamente ai video, vedremo, è già qualcosa fare il video perché non ho mai tempo. Cosa abbiamo qua? Eventi. 20 di merda. Notizie, non penso che abbiano fatto aggiornamenti. Prendiamo questo pass. Tanto noto con piacere che il gioco sta scattando un botto. Quindi dovremmo attivare l'accelerazione, mi sa. Anche se l'ho già attivata, ma non lo rileva, a quanto pare. Potrebbe aggiornarsi intanto il BIOS. Boh. Sì, perché scatta troppo. Come faccio a giocare così, ragazzi? Vediamo un po' se riusciamo a fare un attacco. Cioè, se l'attacco riesce. Vabbè. L'attacco riesce. Speriamo vada bene. Poi nel prossimo episodio ovviamente vedrò di sistemare togliendo questo problema di scatti. Vediamo un po'. Faremo due attacchi oggi. Come sempre, sempre ci avremo disponibile l'esercito. Perché non lo so. Andiamo un attimo a vedere. Ce l'abbiamo disponibile. Perfetto. No. Giocatore singolo. Ci sono ancora un sacco di cose da fare. Passerella. Ci dà un sacco di punti. No, è impossibile, ragazzi. C'è troppo da fare. Attacchiamo normale, va? Anche addestramento c'è. Potremmo provare a fare queste sfide. Facciamo queste sfide qua. Puoi cominciare a vedere l'inserimento di un tipo, sì. Dovremmo farcela. Sì, sì, ce la facciamo. Un po' lento questo attacco. Però ce la facciamo. Intanto è stata anche una bella perdita. No, ce la dovremmo fare. Che cazzo c'è? Ce la dovremmo fare a buttare giù questo. Vediamo. Dai, ancora un colpo. Sì, ce la facciamo. Oh cazzo, no. Non ci siamo riusciti per pochissimo. Questo attacco è destinato a durare all'infinito. Allora, se ci sono morti tutti questi. Durerà un milione di anni, cazzo. Beh, però è bella questa modalità, eh. Sicuramente molto bella. Forse avrei dovuto metterle dopo i giganti. Cioè dei giganti, i goblin. Però ormai l'abbiamo fatto. Non è andata poi così male, eh. C'è qualcuno che va di là? No, tutti di qui. Perfetto. Mettiamo 55 anni per un solo cazzo di attacco. Allora dobbiamo vedere come funziona. Nel senso, se lo rifacciamo, cioè arrivano i soldi, cioè come funziona. Solo il bottino magari vale solo per la prima volta che fai l'attacco con successo. Non lo so, non ho la minima idea di come possa funzionare. Vabbè, continuano a razionarci i goblin. Ci mettiamo qualche anno di più. Mancano 4 strutture, dai. No, erano 5, dimenticavo l'accappamento, però ora si trasformeranno in 2 strutture sole perché buttano giù tutto, guardate. Perfetto. Solo questo, no? Non c'è qualche cosa dispersa qui? Non mi pare. Beh, comunque, bella questa modalità, eh. Devo dire mi piace. Vi ricordo di lasciare un piace se questa serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale se siete iscritti. Dona al villaggio. E i punti, cioè i soldi ce li lascia. Bello. Quindi torniamo in addestramento, questo è finito, sì, e diamo 0 di bottino perché finisce. Facciamo questo attacco qua con le mongolfiere. E ci dice di buttarle di qua. Vediamo un po'. 12 mongolfiere qua. E 5-5. Va bene. Allora.
Proviamo. Penso di aver compreso come funziona l'attacco e dovrebbe essere proprio così. Forse no. Ah, ce l'abbiamo fatta, sì, perfetto. È molto interessante come te lo spiega, perché si spiega... Ti aiuta bene a capire il funzionamento e le meccaniche di questo gioco, che io ora... Cioè, potrebbe sembrare scontato, però ora ho compreso che forse in alcuni casi è meglio dividere le mongolfiere invece di mettere tutte in unica linea. In questo modo siamo riusciti a distruggere il villaggio, perché se avessimo avuto le cure ovviamente sarebbe stato più facile. Però se avessimo messo tutte le mongolfiere in un punto sarebbe stato distrutto, perché avremmo ricevuto, cioè, due bombe, le bombe aeree ci avrebbero buttato giù tutto. Invece in questo caso, avendo diviso tutte le mongolfiere, non ci hanno buttato giù tutte le mongolfiere, ma una parte ovviamente sì. E abbiamo vinto un bel 100%, ci siamo portati a casa 125.000 di risorse. Complimenti a Clash of Clans per questa aggiunta, che risulta davvero un'ottima aggiunta. Facciamo un altro, forse altri due attacchi, non so, vediamo. Sembra davvero una buona aggiunta. Continuiamo. Vittoria. Non c'è tempo qui di attacco, quindi è molto facile. Ottimo. Passiamo a farne un altro. Quindi addestramento 150, questo è già più complicato. Abbiamo due cure però. Proviamo a farlo senza aiuti, vai. Ora una cura va messa sicuramente qua. Ci stanno macellando un po' i maghi. Questa è una cosa molto brutta. Dovrebbero colpire i bastardi. Ah, è stato distrutto, perfetto, i maghi. Ottimo. La prossima andrà proprio qua. Perfetto. Direi che la vittoria ormai è nostra. Dovremmo distruggere in fretta quel coso. Il cannone altrimenti ci uccide. Boh, perfetto. Tra l'altro ho sbagliato schermata di registrazione. Questa non è la schermata corretta. Mi dispiace avervi causato intralcio, ma... la schermata corretta era questa. Ci sono morti tutti. Ci sono morti tutti. Cazzo, abbiamo fallito l'attacco. Ci sono morti tutti i giganti. Non so come è successo, perché non ci ho fatto caso. Dovremmo giocare ancora per vincere. Forse così potremmo giocarcela meglio. Ma sono morti di nuovo tutti i giganti. È una tattica assolutamente di merda questa allora. Sto giocando malissimo. Non mi si curano neanche i maghi. Andiamo con il tutorial, ho bisogno di un aiuto. Un gigante. Tre spaccamuro. Ma già?
Beh, è grosso modo come ho attaccato io in realtà, eh. Non c'è tutta questa differenza. Ora voglio aspettare a mettere l'incantesimo. Ecco, ora possiamo metterlo. Sì, come ho attaccato io, cazzo. Solo che qui sono sopravvissuti una moltitudine infinita di giganti, invece prima no. Va bene, però. Non è... assolutamente non sono cose che non possiamo farci, cioè sono fattibilissime. Molto bello, assolutamente molto bello. Mi è piaciuto. Vittoria. Facciamolo senza aiuti. Un gigante. Ce ne vorrebbero tre, cazzo. Vediamo un po' se stavolta riesce, sembra che stia riuscendo. Quelle bombette non andavano rapidino a metterlo, perfetto, mettiamo. Ottimo. Mi sembra che siamo riusciti ad andare bene, no? No, visto ci sono morti tutti i giganti di nuovo, scusa. Però in questo caso riusciamo a distruggere almeno le torri qua, quindi no, dovremmo vincere questo attacco. Però mi sembra che mi siano morti più giganti rispetto a quanti ne siano morti con la guida che abbiamo fatto prima. Però abbiamo vinto lo stesso, perché sono i maghi che ovviamente fanno un botto di danno, sono fortissimi i maghi. Non li uso perché in poche vite sono difficili da parare, quindi... cioè, se avessi imparato tantissimi anni fa ad usarli, sicuramente li utilizzerei adesso. Boh, vinto. Perfetto. Vittoria. Molto molto bene. Torno al villaggio. Abbiamo fatto questi tre bei attacchi che alla fine ci hanno dato il bottino di un attacco normale di multigiocatore Crash Friends. Comunque non abbiamo sprecato nulla per fare le risorse, per fare l'esercito, anzi, quindi direi che siamo andati abbastanza bene. E basta, quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ricordo di lasciare un piacere a questo video, se la serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale, 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 iscrivetev